Quarta lezione. Non andremo avanti per quanto riguarda la teoria musicale, ma rimaniamo a quello che abbiamo fatto, perché dovete fare parecchio esercizio sull'intonazione. Quando riprenderemo la quinta lezione, dovrete essere in grado un pochino di intonare abbastanza bene sulla scala di Do. E così faremo anche, vedremo la durata delle note, il tempo, eccetera. Però, diciamo, per ora rimaniamo qui. Quindi rimaniamo sull'intonazione. Vediamo oggi però, perché questo corso è per coristi amatoriali, il coro quando appare nella storia della musica. Noi abbiamo, chiaramente quando appare nell'antica Grecia, nella tragedia greca. Abbiamo alcuni frammenti antichi che vanno dal secondo, terzo secolo avanti Cristo, che dopo vi ascolteremo, perché il coro nell'antica Grecia, ecco, voi sapete bene la tragedia greca, il coro era composto da un gruppo di attori detti coreuti. I coreuti si spostavano sulla scena e potevano fare delle evoluzioni di danza o parti anche cantate, un canto chiaramente diverso dal nostro, un canto più declamato, più parlato. I coreuti erano guidati dal corifeo, ossia il capocoro. Al corifeo erano anche assegnate battute di dialogo con i protagonisti della vicenda. Il canto poteva essere accompagnato dalla citara, che era uno strumento a corde, l'aulos, che era uno strumento a fiato a canna doppia, che imitava un po' il suono del lamento umano. Il coro di solito nella tragedia greca costituiva un personaggio collettivo, per esempio gli anziani o le donne di una città, oppure aveva la funzione di spiegare, insomma avevano importante aveva un ruolo importante nella tragedia greca. Questo perché, diciamo, queste sono le origini poi, no, della musica corale. Il corista è un musicista a tutti gli effetti, anche se il corista amatoriale non conosce la musica e si affida all'orecchio, però ecco perché è importante che conosca i principi musicali della teoria, l'intonazione, un pochino di tempo anche per lui stesso. E il compito del corista è un compito difficile. Perché difficile? Perché a differenza del solista, il solista canta da solo, è più semplice, cioè vocalmente il solista deve avere una bella voce, un bel timbro, una bella conoscenza musicale, perché chiaramente attira tutto su di sé l'attenzione dell'ascoltatore. Ma il corista deve cantare insieme agli altri, e voi sapete bene che il coro può essere monodico, per esempio i cori gregoriani sono monodici, ha una melodia sola, ma possono essere a due, tre, quattro voci, cori a voci pari, per esempio si dice a voci pari quei cori o tutti femminili, tutti maschili, a voci dispari, voci miste, cioè voci maschili, voci femminili, i cori di voci bianche, eccetera, ci sono tanti tipi di cori. Però qual è la difficoltà maggiore poi che incontra il corista quando entra in un coro? Viene che magari la melodia la impara, però se specialmente è un corista o una corista che fa parte delle voci interne, cioè o tenori o contralti, e tanto i bassi, insomma, ma tenori e contralti, sono le voci interne del coro che non hanno la melodia, e trovano difficoltà a cantare insieme agli altri.
Ecco perché oggi, cioè, oltre i solfeggi che vi ho fatto, l'1, 2, 3, 4 che voi avete, oggi vedremo anche il bicinimo. Che cos'è il bicinimo? Il bicinimo è una forma musicale, bicinimo, due voci, praticamente sono due melodie sovrapposte e praticamente diciamo, è alle origini della polifonia. Quando nei monasteri cantavano il gregoriano, iniziarono, chiaramente qui si parla degli anni prima del 1000, nell'antichità, a mettere qualche variazione sul canto gregoriano. C'era quindi un canto gregoriano che fu chiamato Cantus Firmus, canto fermo, quindi non si poteva toccare quello, però sopra poi qualcuno ci faceva, gli piaceva a questi monaci farci qualche variazione, e così nacquero i bicinimo. Poi da due voci andranno a tre, quattro, e lì nacque la polifonia. Ora, noi, chiaramente si è detto in poche parole, insomma, è un po' più complessa l'evoluzione della polifonia, poi magari lo vedremo in una a parte. Comunque, diciamo, per il corista, quindi non basta fare soltanto il solfeggio, come possono fare gli strumentisti o i solisti. Il corista deve imparare anche a cantare i bicinimo, che vedremo dopo. Quindi, ora però, ritornando al nostro cappello storico, vi faccio ascoltare l'inno delfico ad Apollo del secondo, terzo secolo avanti Cristo, che praticamente era un canto che probabilmente veniva fatto anche dai coreuti, all'interno delle tragedie greche. Era un inno dedicato ad Apollo. Ascoltiamolo perché è interessante. Canto monodico, quindi ha una voce. Poi, come abbiamo detto, il canto a più voci nascerà in seguito, nei secoli, chiaramente nel 700, 800, 900, insomma ci sarà questa evoluzione che noi facciamo risalire in questi anni nei monasteri specialmente, perché diciamo le prime fonti scritte, perché noi si fa sempre riferimento a qualcosa di scritto, praticamente era, come vedete qui, un esempio antico di un bicinimo. Vedete il cantus firmus sopra e sotto il cosiddetto tenor, che era un canto in più aggiunto al cantus firmus. Quindi, cosa dovete fare voi? Esercitarvi su questi esercizi che poi vedrete in seguito, subito dopo. E praticamente chi li vuole staccati me lo dice, glieli posso fare avere staccati. Il PDF, quindi il cartaceo, potete o scaricarlo dal sito, così come il file sonori. Noi abbiamo già fatto una lezione dal vivo a
alla Santissima Annunziata. Chi fosse interessato a fare queste lezioni dal vivo deve scrivere a infocoralegiacomopuccini.it, oppure si metta in contatto in qualche maniera con la Corale Giacomo Puccini di Torre del Lago. Ora vi faccio vedere quindi gli esercizi di solfeggi normali, che chiaramente come sono questi, vedete, io ve li ho fatti, sono semplici, tutti con semibrevi. E qualcuno se lo può anche, si può divertire a scriverci le note, magari scrive le note sul solfeggio e poi le ascolta. L'importante è che si associ il nome della nota con il suono emesso dalla voce. Mentre invece il bicinium, ecco, questi sono per esempio il primo bicinium che vi ho fatto io, e con la sua variazione. Quindi è importante ricordarci sempre che il nostro cervello, vi dovete sempre allenare sulla scala di Do e sull'arpeggio di Do. Quindi la scala, la prima nota dà il nome alla scala, in questo caso noi abbiamo preso la scala di Do, chiaramente quella più semplice. Quindi il Do si chiama tonica, dà il tono e dà il nome alla scala. Però sotto vedete anche l'arpeggio. È importante che l'orecchio sappia ben cantare l'arpeggio, ossia il Do come prima nota, il Mi che è la terza, il Sol che è la quinta, che si chiama poi dominante. La quinta nota di ogni scala si chiama dominante perché domina sulle altre note, e poi vedremo in seguito, se faremo altre lezioni, perché si chiama dominante, perché è così importante. Quindi tonica, Do, Mi, Sol che è la dominante, poi si va alla tonica all'ottava e si torna indietro. Quindi questo suono dovete saperlo riconoscere bene e fare esercizi. Chi ha la tastiera è avvantaggiato perché si suona i tasti e si allena, e chi non ce l'ha, però con gli esercizi che noi abbiamo, se le guarda più volte, insomma qualcosa fa, no? E chi vuole poi dal vivo può assistere alle lezioni che facciamo ogni 15 giorni circa, e facciamo delle lezioni proprio mirate per i coristi o a cantanti, insomma per tutti, aperte a tutti, non occorre essere coristi della Corale Giacomo Puccini, chiunque può partecipare tranquillamente quando le facciamo lì alla chiesa della Santissima Annunziata di Viareggio. Andiamo a vedere quindi il bicinium che vi ho fatto io, e poi dopo praticamente vi ve le mando in onda insieme dopo queste mie parole. Ecco, andiamo a vedere il bicinium. Questo è il bicinium. Andiamo a vedere subito. Eccolo qua. Quindi io vi ho messo il cantus firmus all'acuto, in questo caso il tenor al basso. Quindi il tenor è quello che si può variare, il cantus firmus rimane. E qui abbiamo chiaramente bicinium 1 e variazione a bicinium 1. Vedete che la variazione consiste, che io ho fatto, ho tolto delle note e ho messo delle pause. Perché questo? Quindi se voi vi studiate bene il bicinium 1, vedete, dovete studiarle tutte e due chiaramente, quindi questi sono come due solfeggi, prendete, dovete impararli tutte e due le voci, poi chiaramente dovete, quando ascolterete il video, dovrete essere in grado, speriamo, di cantare una volta la voce sopra e una volta la voce sotto, senza farvi portar via dal suono. È questo che è, diciamo, lo scopo principale poi del corista.
quello di non fare, per esempio, un contralto non si deve far trasportare dai soprani che hanno la parte del canto. Quindi la difficoltà è questa, quindi piano piano, però non ci corre dietro nessuno, facciamo questo per passione e quindi con calma fate questi esercizi. Quindi imparato bene il bicignum 1, si va alla variazione. Cosa ho fatto io nella variazione? Al tenor ho messo delle pause, quindi il cantus firmus, canto fermo, non si può toccare, non l'ho toccato, rimane sempre uguale. Ma il tenor, vedete, ho messo delle pause, di modo che diciamo c'è questa difficoltà, per esempio tra questo do e questo mi, il cantore deve stare in silenzio e quindi c'è questa difficoltà che non c'è nessun suono nel mezzo, e come tra questo mi e questo sol. Però se il cantore ha seguito i miei consigli, per esempio vede che questo do, mi, sol corrisponde all'arpeggio di do e quindi è facilitato. Quindi queste pause sono fatte per mettere in difficoltà un po' il cantore, do, mi, sol, mi, do. Però se il cantore ha imparato bene l'arpeggio, lo fa. Chiaramente questi sono, il bicignum è un esercizio difficile, quindi non vi sgomentate, non vi sgomentate se non vi viene subito, con calma. Poi se venite anche alle lezioni si fa anche insieme questo esercizio. E quindi rimaniamo così, non occorre fare altri, diciamo, approfondimenti teorici che faremo in seguito. Rimaniamo qui, voi con un pochino di buona volontà, con calma, però vi ascoltate questi solfeggi, prima solfeggi, e poi cercherete di fare anche questi bicignum. E vediamo quel che viene fuori. Intanto io poi sto preparando un corso sulla storia della musica di ascolto, quindi una guida all'ascolto dove, diciamo, aperta a tutti, quindi aperta anche a chi non canta o chi non suona, a chi non gli interessa imparare la musica, ma soltanto sarà un viaggio storico dalle evoluzioni della musica fino ai giorni d'oggi, nella musica impegnata, nella musica intesa classica, quindi dalle origini, antica Grecia, gregoriano, nascita della polifonia, nascita della lirica, che sarà molto interessante, barocco, musica da camera, musica sinfonica, romanticismo, musica contemporanea, che è un pochino l'oggetto del mistero. Io vi saluto, vi lascio agli esercizi di seguito che saranno riprodotti in questo video, ma che potete trovare anche staccati. Vi saluto, arrivederci. Solfeggio numero 1 con i nomi delle note. Due,
solfeggio numero 1 senza il nome delle note. Bicinium numero 1. Abbiamo il cantus firmus sul pentagramma superiore e il tenor sul pentagramma inferiore. Al tenor ho dato un registro di violoncelli e al cantus firmus un registro che imita la voce umana, il coro, per dargli due timbri diversi, di modo che potete distinguere più facilmente le due linee melodiche. L'esercizio termina quando c'è la corona e ricomincia con lo stesso cantus firmus e il tenor viene variato perché ci sono delle pause, quindi praticamente al posto dei suoni c'è qualche pausa come variazione. Andiamo via all'esercizio. La variazione